delegato della Federazione Venezuelana e tra gli organizzatori del primo torneo internazionale San Giovanni Battista, che si terrà dal 22 al 23 aprile a Baronissi. Thomas, allora, questa esperienza nuova per te in Italia, la tua, diciamo, terra di origine, che ha dato le origini ai tuoi genitori, e adesso sei riuscito a organizzare una manifestazione qui a Fisciano e a Baronissi. Sì, grazie Filippo, grazie a tutti i televidenti. Sì, ci troviamo qua in Italia, come l'hai detto, no? di origini italiane, nato in Venezuela. Rappresento la Federazione Venezuelana di Football, che il calcio qua è conosciuto come il calcio qua in Italia. È sempre stata un'iniziativa, un sogno, collaborare, fare come coorganizzatore di questa manifestazione assieme a tutti gli enti qua a Fisciano, a Lancusi, che abbiamo fatto in realtà questo primo torneo internazionale di calcio giovanile San Giovanni Battista, che rappresenta il santo protettore di tutta questa terra. Abbiamo voluto onorare il suo nome, la sua protezione di questa prima manifestazione. L'obiettivo è di fare una avvicinanza tra i due popoli, venezuelani e italiani, noi che abbiamo bisogno di collaborare, aiutare in tutta questa manifestazione, portando delle squadre calcistiche, così i ragazzi nostri hanno più esperienza con le squadre europee, e l'intenzione di istituzionalizzarlo, farlo ogni anno con più squadre, sempre in questa zona. Appunto, l'obiettivo della Federazione Venezuelana è quella di portare quanti più giovani in Italia e in Europa per confrontarsi con il livello del calcio europeo e crescere, perché, come dicevi poc'anzi, il livello della nazionale venezuelana, del calcio venezuelano, negli ultimi 10 anni è cresciuto a dismisura. Sì, noi siamo una nazione sudamericana, ci troviamo nei Caraibi, nel Mar Caraibi, abbiamo una forte tradizione nel baseball. Siamo quasi potenza nel mondo nel baseball. Più di 150 giocatori giocano nella lega più importante del mondo negli Stati Uniti, nella Major League Baseball. Il calcio esiste da quasi 80 anni nel Venezuela, però negli ultimi 10 anni abbiamo avuto uno sviluppo. Questa nuova amministrazione nella Federazione Venezuelana di Calcio, da quale rappresento, sono direttivo, e negli ultimi 10 anni abbiamo puntato forte le categorie inferiori, che è l'unico obiettivo per poter arrivare nella nostra squadra assoluta a un mondiale di calcio. Abbiamo qualificato due squadre venezuelane della nostra federazione, il mondiale under 17, under 19, categoria maschile, due volte le categorie femminili. Stiamo lavorando forte con le categorie femminili, abbiamo portato adesso l'ultimo mondiale a Costa Rica, ha fatto il quarto posto, e anche il beach soccer, al quale pure rappresento io, sono il presidente della commissione nazionale in Venezuela del beach soccer, il calcio sulla sabbia. Ci siamo qualificati ai mondiali che si sono effettuati a Ravenna 2 anni fa, e quasi mancavano 3 punti per qualificarci, nostra selezione assoluta, ai mondiali di Brasile. Allora, l'obiettivo che puntiamo forte sulle categorie inferiori, e questi tornei in Europa ci permette di misurare più il livello dei nostri giocatori giovanili. Il 22 e il 23 aprile a Baronissi ci sarà il Deportivo Venezuela, una squadra che già ha avuto esperienze in diversi tornei internazionali tenutisi qui nella provincia di Salerno. Sarà una bella soddisfazione un po' per tutto lo staff organizzativo. Sì, l'organizzatore di questa squadra, che pure rappresenta la Federazione Venezuelana di Calcio, il signor José Cusati, da oltre 10 anni che sempre viene in questa epoca in Italia rappresentando in Venezuela il torneo ad Agropoli. Di Lancusi parte il 22 e il 23 aprile il primo torneo internazionale San Giovanni Battista, un nome che per i cittadini di Lancusi e per tutti i fedeli della Valle dell'Irno ha un significato importante, quindi testimonia il legame intrinseco che c'è tra questa terra e appunto il suo patrono. Ecco, prima di tutto applaudo l'iniziativa messa su dal presidente Vincenzo Coppola, che è il responsabile un po' dell'oratorio San Giovanni, affiliato al CSI, perché è un'iniziativa che vuole mettere in campo i valori dell'amicizia, del
del divertimento, della socializzazione attraverso il gioco del calcio. Il calcio è una realtà importante nella nostra cultura, nella nostra terra, e programmare un torneo internazionale che abbia alla base appunto la solidarietà tra i popoli è veramente una bella iniziativa, perché fa comprendere che il calcio non è fine a se stesso, ma attraverso di esso si può raggiungere anche popoli distanti, e quindi attraverso anche un l'agonismo si può realizzare quella che è una realtà che va al di là del calcio, perché veramente questo noi vogliamo far comprendere a chi si avvicina a questo torneo, ai tanti giovani, giovanissimi, anche ai ragazzi della parrocchia, perché il calcio potrebbe e deve diventare una scuola di formazione. Se viene invece vissuto solamente a livello così agonistico per dei risultati, noi sappiamo che alla fine chi diventa grandi calciatori sono in maniera, diciamo, a livello di probabilità pochi. Questo allora significa che il calcio e chi sta attorno al calcio, le varie organizzazioni, gli oratori e così via, devono avere a cuore la formazione umana, spirituale e cristiana della persona che è stata affidata. Quindi rinnovo veramente il mio ringraziamento, il mio plauso all'Oratorio San Giovanni per questa bella iniziativa, come anche, diciamo, agli amici del Venezuela che insieme con noi organizzano questo evento, diciamo, a livello internazionale, perché veramente possa, come dicevo poc'anzi, essere sempre più questo torneo foriero di rapporti che vanno anche al di là del calcio. Dicevi tu poc'anzi nel nome di San Giovanni, sì, cioè la comunità langusana, fiscianese, bolanese è legata a questo santo che venera appunto nel mese prossimo. Per cui veramente siamo contenti di questa iniziativa che porta la nostra comunità parrocchiale anche alla ribalta della... Grazie a Don Aniello Del Regno. Siamo invece con l'organizzatore del primo torneo internazionale di calcio giovanile San Giovanni Battista, Vincenzo Coppola. Come nasce questa idea di portare un evento così importante nella Valle dell'Irno? Ma buongiorno, questo evento come nasce? Nasce dall'idea, perché chi mi conosce sa benissimo che sono sempre impegnato per i giovani, sono un appassionato e mi piace stare in mezzo ai giovani, anche se sono di un'età abbastanza avanzata, avendo mio figlio calciatore, un altro figlio arbitro, e a me stesso ancora oggi continuo a fare delle partitelle, quindi sono molto mi piace moltissimo questo sport. Ma maggiormente mi associo alle parole di Don Anillo, perché per i giovani è importante avere un punto di riferimento, avere una speranza nella vita, e quindi essere lo sport può servire a queste, può servire ai giovani. Ecco perché mi piace tanto lavorare con i giovani. Quindi le parole che Don Anillo poc'anzi ha citato le sposo pienamente. E l'idea di partire questo torneo, perché io sono di Lancusi, mio cugino Tomas Coppola, come precedentemente ha riferito, è di Lancusi, vive in Venezuela, ma i genitori sono di Lancusi, hanno delle proprietà a Lancusi, ci tenevamo a fare una cosa importante e speriamo che questo sia il primo passo per andare avanti, per poi in futuro. Minuto di ritardo, però fa parte, come vengo qui per presentare il primo torneo internazionale di calcio giovanile. Alla mia destra c'è Tommaso Coppola, delegato a fatto da trade unio a territorialità in quanto italo-venezuelano, nato in Venezuela, ma a fianco c'è Vincenzo Coppola, organizzatore del torneo
internazionale di calcio giovanile San Giovanni Battista, nonché cugino di di Tommaso Coppola. Parto subito introducendo brevemente quello che è Venezuela, una rappresentativa giovanile guidata da José Guzati, allenatore che diciamo, in Venezuela ha abbastanza storia ed esperienza e tra l'altro in Italia è stato